Pubblicità. Questo programma è presentato da miei cari, un forte abbraccio a tutti quanti, un po' che manco da Telemia, ma perché abbiamo avuto un periodo particolare, il Covid e poi tutto quanto. Adesso ci siamo e quindi si riparte con A Tavola con la Calabrisella, dove vi porterò nei migliori locali della Calabria, ma soprattutto nei 5 lidi più belli della Calabria, perché in tutta Italia ce ne sono 250, invece in Calabria 5. Uno qua vicino, il Cactus all'Ocri, poi abbiamo alla Tonnara di Palmi il grande Domenico Parisi con il Cactus, eccetera eccetera. Oggi ho voluto iniziare questa prima puntata, perché vi porta fortuna, a iniziare da Siderno. E naturalmente dove mi trovo? Ve lo dico subito. Mi trovo al ristorante, c'è anche il bar, a L'Azulejos. Guarda, vieni qua. Ciao, ciao Domenico e grazie per averci ospitati. Salve. Tutto ok? Tutto a posto. Allora, vogliamo ripetere, perché un nome più facile no. Guarda, lo faccio dire a te il nome del ristorante, del bar. Siamo all'Azulejos in Mica Siderno. Azulejos, ma un po' spagnoleggiante questo nome. Allora, in spagnolo si pronuncia Azulejos. Il significato di questo nome? No, sarebbero le piastrelle, quelle che vedete lì nei muretti del locale. Ah, perché poi in Spagna abbiamo tutti questi muretti con tutte quelle piastrelle. Allora, come voi già sapete dalle altre edizioni, io vado nei ristoranti, facciamo una ricetta con lo chef e naturalmente tanti ospiti. Come prevedi questa estate 2024, Domenico? Secondo me è molto positiva, anche perché vedo gli altri operatori che mi dicono che è tutto pieno, quindi la gente ha voglia di divertirsi dopo questo brutto periodo che abbiamo passato, ormai quasi dimenticato, però è stato un periodo molto triste. Ha voglia, sì, ha tanta voglia di uscire, ha tanta voglia di divertirsi, ma più che altro ha tanta voglia di Calabria, e questo per noi è fondamentale. Quindi ragazzi, io già conosco il locale, se no non sarei qui. Mi raccomando, se siete a Siderno, e io dico sempre, perché no partire e venire dal nostro Domenico, si mangia da Dio, veramente. Quindi tu cucini anche il pesce, l'anno scorso ho mangiato il pesce. Assolutamente, noi siamo un locale prettamente di pesce, ma trovate anche altro. Trovate anche altro, la pizza, pure tutto. Assolutamente, la pizza, la carne, e poi abbiamo anche il lounge bar, abbiamo i nostri gelati, le nostre granite, cioè siamo abbastanza attrezzati su tutto. Ragazzi, non mi resta altro che dirvi, dovete venire. Se il mio camera mi inquadra questo mare
stupendo, lo ringrazio. Eccoci qua. Voi non andate via perché adesso andiamo subito dallo chef. E come vi avevo annunciato prima, tanti ospiti. Ho voluto iniziare con questa fantastica, la nostra Minnie, che saluta tutti gli amici di A Tavola con la Calabrisella. Naturalmente questo è tutto frutto di Anthony Voice. Ciao Anthony, come stai? Ciao Bluette, benissimo, benissimo. Grazie per averci oggi ospitato in questo splendido programma. Guarda, io sono fiera veramente, ti ho voluto fortemente, perché poi in un'altra puntata parleremo di altre cose. Il fatto che mi ha colpito anche il fatto della pediatria di Locri, con tutte le mascotte, dove avete questo reparto dove ci sono loro che fanno divertire tutti i bimbi. Però Anthony Voice non è questo. Anthony Voice, grandi eventi, compleanni, veramente a tutte queste mascotte, e mi raccomando, da oggi c'è anche la Calabrisella, quindi per i vostri eventi contattate Anthony. Ciao Anthony, grazie. Grazie a te. Minni, sei seduto a tavola, quindi siamo pronti. E come annunciavi prima tu, ci saranno tantissimi eventi e soprattutto anche un evento dedicato alla pediatria, che poi sarà anche ospite della nostra splendida Bluette. Certo, quindi vi terremo aggiornati. Adesso non ci rimane che continuare con tante sorprese, perché abbiamo anche un altro ospite dopo. Non andate via. E come vi avevo accennato prima, siamo ai fornelli della A Tavola con la Calabrisella, con il grande Giancarlo. Ciao Giancarlo, come stai? Tutto bene, grazie. Allora, visto che la Calabrisella non poteva che fare delle ricette strettamente calabrese, cosa ci presenti oggi? Facciamo uno spaghetto all'anduia. Oilà, spaghetto all'anduia. Io vedo che tu hai messo dell'olio dentro, dell'aglio e adesso l'anduia. E qua è l'acqua di cottura della pasta, quindi da casa prendete carta e penna. Abbiamo l'olio, l'aglio, l'anduio, un bel pezzettone che poi non la mangeremo, e quindi a questo punto il nostro Giancarlo la va a far sciogliere, vero? Sì, certo, va sciolta e poi saltati gli spaghetti. E poi saltiamo gli spaghetti. Ma in questa pasta proprio aggiunta del formaggio? No, no, un po' di prezzemolo e va servita così. Ma che spettacolo! Quindi diciamo che è una ricetta facile facile, che tutti da casa la possono fare. Certo, si può fare benissimo a casa. E poi diciamo che anduia, Calabria, io direi uguale anduia. E questa qui è proprio l'anduia di Spilling, ragazzi, perché qui non ci si accontenta, però il furbacchione, vedo che ha aggiunto anche del pepe nero. Ma peccato che da casa non possono sentire questo profumo, è veramente straordinario. E dai fornelli dell'Azulejos, spero di aver detto bene con il nostro Giancarlo, la pasta è bella al dente, ecco che la scola e adesso l'andiamo a mantecare, si dice? Mantecare, sì. Guarda, io la cosa che non mi viene a casa quando vedo gli chef che la saltano, io la butto sempre a terra, ed ecco il nostro Giancarlo che magistralmente salta questa pasta. Mamma che profumo, ragazzi! E quindi a questo punto vedo che apre qualcosa. Ah, il prezzemolo!
Sì, un pizzico di prezzemolo e siamo pronti ad andare a tavola. Mamma, che profumo questo prezzemolo, veramente! Quindi adesso andiamo a vedere come impiatta e come lo possiamo definire, uno spaghettino all'anduja? Uno spaghettone all'anduja. Spaghettone, perché noi in Calabria non ci piacciono le cose piccole, quindi spaghetti grossi, spaghettone all'anduja. Quindi andiamo a vedere come lo impiatta il nostro Giancarlo. Ecco che si sposta. Mi inquadri quell'anduja là, mamma mia. Che spettacolo, ragazzi, che spettacolo. Ok, Giancarlo, puoi impiattare intanto. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Che spettacolo, un po' di prezzemolo fa niente. Noi non siamo quelli che il piatto deve essere decorato, noi la sostanza, quello che conta. Allora, Giancarlo, noi non sappiamo come ringraziarti per questa delizia. Noi ci andiamo a sedere e naturalmente ce la pappiamo. Buon pranzo. Grazie, Giancarlo. Abbiamo iniziato la puntata con Domenico, il padre di Antonio. Antonio, iniziamo col padre e finiamo con il figlio. Come stai intanto? Tutto bene, grazie. Io a nome della Calabrisella e Telemia volevo ringraziarvi per l'ospitalità. Io conoscevo già qui, sono stata con delle mie amiche l'anno scorso. Senti un attimo, ho visto che il programma è a tavola con la Calabrisella. Un tuo piatto preferito calabrese, ce lo dici? Per me un bel piatto preferito calabrese è una bella corte d'Assisi. La corte d'Assisi, che è nata proprio a Gioiosa Marina dal ristorante da Rocco, lo sai? Sai la storia della corte d'Assisi? Tutta la storia no. Allora, c'erano queste cause piccantissime al tribunale di Locri, questi giudici super impegnati in queste sentenze, finito tardi queste cause ed cercavano un ristorante. L'unico aperto che hanno trovato era il ristorante da Rocco e lui si inventa questo spaghetto, che non è altro uno spaghetto al pomodoro. Visto che le cause erano piccanti, gli ha aggiunto tutto questo peperoncino. Ed allora si chiama corte d'Assisi. Ottimo, ottimo. Io ti ringrazio, vedo che ti stanno aspettando. Vuoi salutare i nostri amici di Telemia? Un saluto a tutti. Ciao Antonio, buona giornata, ciao. Ragazzi, veramente questo spaghettone, come l'ha chiamato Giancarlo, io ho aperto tutte le papille gustative a 360 gradi. Ma come vi avevo detto prima, le sorprese non finivano lì. Ho un altro grande qui con me. Ciao Shark! Ciao! Cioè, poi Shark che significa? Squalo? Squalo. Ma voi siete un duo, vero? Noi siamo Shark e Groove. Io dovevo essere lì con voi per il 1° maggio a Reggio Calabria, anche perché c'erano due mie grandi amiche che cantavano lì quella sera. Sto parlando della grande Orietta Berti, che poi taggo la puntata, e la grande Iva Zanicchi. Allora, come si presenta quest'estate per questi due grandi artisti calabresi? Perché la Calabrisella Official spinge, tira l'acqua al suo mulino e parla degli artisti calabresi. Grazie mille per i complimenti. Comunque peccato che non sei venuta a Studio 54, è stato veramente bello. Poi condividere il palco con grandi artisti è sempre una grande emozione. Comunque
stiamo organizzando la tournée estiva, abbiamo già fatto diverse date. Se ci seguite sui social potrete vedere ogni concerto, cioè potete seguirci. Le date e tutto, però chi da casa non sa il nome dei social, vogliamo ricordare quale social sei di più? Noi siamo praticamente dappertutto, scrivete Shark e Groove e ci potete trovare. E adesso il 29 marzo è uscita la nostra nuova canzone, si chiama Eppure Gira, per festeggiare 10 anni dall'uscita del Mondo Gira, che è stata la nostra prima canzone che abbiamo portato in Italia's Got Talent. E poi ragazzi, tu mi hai anticipata, Italia's Got Talent siete arrivati terzi. Sì, siamo arrivati terzi e abbiamo vinto la categoria musica. Ragazzi, che dirvi? Io vorrei concludere questa puntata di A Tavola con la Calabrisella dicendo, se la regia gentilmente mi mette il pezzo di Shark e Groove. E Groove, diciamo il nome della canzone. Eppure gira. Eppure gira, e il mondo gira, non si ferma mai, e noi neanche come A Tavola con la Calabrisella abbiamo iniziato qui a Siderno e noi non ci fermeremo. Un grazie particolare a Anthony Voice, lo trovate su TikTok, su tutti i social. Ringrazio anche Minni che è venuta a trovarmi prima, e per concludere ringrazio Shark. Grazie a tutti, non andate via che adesso c'è questa nuova canzone che la trovate su YouTube e noi ci vedremo la prossima settimana. Come, con cosa? Con A Tavola con la Calabrisella. Vi aspetto. E come concludo io? Amatemi, ma soprattutto amatevi. Il mondo gira, i giorni corrono, i sogni muoiono, le città non dormono. Trovo sempre rime, non sempre soluzioni. Troppi fogli sprecati, cortecce con vecchi cuori. E questa vita ci ha sequestrato, ma siamo noi a chiedere riscatto. È un test con che risultato? Quante volte vivi la vita di qualcun altro? Un attico con vista di fallimenti. Se un film è regista chiedo chiarimenti. Sono in mezzo ad una folla, ma sono tutti spenti. Abbiamo messo in cassaforte tutti i nostri sentimenti. Il mondo gira, la mia testa gira. Mi guardo allo specchio e mi dico respira. Ed ecco ricucita un'altra ferita. In questa vita ho vinto un'altra sfida. Mi hanno detto di sognare, scrivere, disegnare. Continuo a andare. Inizi l'anno, soliti buoni propositi, tutti composti, giorni vuoti, doni sprecati, amici andati, latte versato, se vivere di ostenti è peccato, peccato. Disegni mondi astratti in cui stare da solo, guardati, sei più forte degli altri, ma a quale costo? Disegni il mostro che vedi dentro, ridi come se tutto a posto, se il mondo mi crolla addosso mi sposto. Cerchi la persona con cui invecchiare insieme, ma troverai quella con cui tornare bambini. Ora siamo soli e piccoli davanti ad un mondo che continua a metterti il sole contro. Corri Antonio. Mi hanno detto di sognare, scrivere, disegnare. Continuo a andare, andare giù. Con grigio temporale, figure senza nome. Continuo a andare, andare giù. Mi hanno detto di cercare su tele di un pittore, se mancherà un po' di blu.
rimaniamo un atomo opaco nell'universo. L'umanità dovrebbe fondarsi su amore, rispetto, invece si esclude chi è diverso. Siamo parole confuse che non fanno testo. Cerchiamo la luce perché nel buio ci si perde spesso. Cammino per questa città come uno spettro, eppure il mondo continua a girare lo stesso. L'hanno detto di sognare, scrivere, disegnare. Continuo a andare, andare giù. Con grigio temporale, figure senza nome. Continuo a andare, andare giù. L'hanno detto di cercare, sottile di un pittore. Se mancherà pubblicità. Questo programma è stato presentato da